Radio Radicale, siamo con Andrea Colletti, che non so se dire che è ancora nel Movimento 5 Stelle, forse nel partito sì, ma nel gruppo parlamentare no. Allora, rispetto alla scorsa settimana, quando c'è stato il dibattito sulla fiducia al governo Draghi, lei che tipo di comunicazione ha ricevuto dal gruppo parlamentare e dal Movimento 5 Stelle, da dove lei era già stato espulso per 3 mesi, cioè sospeso per 3 mesi? Attualmente non faccio più parte insieme ad altri del Movimento 5 Stelle che si sono astenuti, che hanno votato Allora, contro. del gruppo parlamentare non faccio. Non faccio parte del gruppo parlamentare perché sono stato espulso dal gruppo parlamentare insieme ad altri deputati e senatori che hanno votato contro, si sono astenuti sulla fiducia al governo Draghi. Facciamo parte ancora del partito Movimento 5 Stelle, almeno fino adesso, ma aspetteremo in realtà. Poi il nostro obiettivo è quello di metterci insieme e cercare di operare al meglio per portare avanti tutto il programma con cui siamo stati eletti nel 2018. Allora, i probiviri che cosa devono fare? Devono decidere sulla vostra permanenza nel movimento? O, allora, nel gruppo parlamentare la partita già sarebbe chiusa? Sì, nel gruppo parlamentare siamo già stati espulsi. I probiviri decideranno sull'appartenenza o meno al movimento e si prenderanno il loro tempo per istruire tutte le pratiche, quindi rimaniamo in attesa da quel versante. Quando l'ha ricevuta lei la lettera del capogruppo del Movimento 5 Stelle qui alla Camera Crippa? Venerdì stesso. Ah, venerdì stesso lui aveva già mandato la cosa, quindi Esattamente. la comunicazione verrà data sulla vostra cacciata dal gruppo, verrà data nella seduta di oggi. La comunicazione che io sappia è già stata data dalla presidenza nella seduta di stamattina. Ah, quindi in apertura della seduta? Perché Dovrebbe essere stato di fatto. solito viene fatto alla fine della seduta. Mi hanno detto che è stato fatto questa mattina. Senta, adesso che cosa succederà? Dunque, avete intenzione di formare un nuovo gruppo parlamentare, visto che non siete più nel gruppo parlamentare? Per il momento formeremo una componente del gruppo misto. L'idea è che se arriveremo a 20 persone formeremo un gruppo parlamentare perché avremo più possibilità decisionali di portare avanti le battaglie con le quali siamo stati eletti. Quindi il nostro obiettivo è lavorare all'interno del Parlamento, ma anche fuori. Non vogliamo rimanere qui a non fare nulla, e a premere bottoni e basta. Volevo sapere se le vostre vicende sono da legare anche al ritorno del simbolo dell'Italia dei Valori, almeno al Senato, e se Di Pietro in tutta questa cosa qui ha un ruolo. Non conosco se Di Pietro possa avere un ruolo perché che io sappia il simbolo non appartiene a Di Pietro in realtà. Al Senato stanno facendo le loro valutazioni sul doversi appoggiare a un simbolo usato come mezzo, mero mezzo per poter costituire un gruppo e non come fine, proprio per questi motivi, per poter lavorare meglio. Ci sono delle interlocuzioni, lo valuteranno nei prossimi giorni. Oh, ha capito qual è la posizione di Di Battista? Non l'ho capita molto, ma non l'ho seguita neanche Nel senso troppo. che lui a un certo punto ha detto: io non parlo più a nome del Movimento 5 Stelle. Poi, però non è chiaro se lui sia stato espulso dal Movimento 5 Stelle, perché io ricordo all'epoca quando ci fu la polemica sul suo voto a favore contro la riduzione del numero di parlamentari, lei venne sospeso per 3 mesi. Su Di Battista non ho capito. Alessandro formalmente non ha un ruolo all'interno del Movimento 5 Stelle, quindi lui può prendere tutte le posizioni che vuole in piena autonomia e a livello personale. La sua posizione è da chiedere a lui. Sinceramente, ho avuto altro da fare piuttosto che seguire la sua diretta. Comunque, lui è una risorsa, ritengo, sia per il Movimento 5 Stelle, sia eventualmente per chi starà fuori. La decisione è sua di come perseguire al meglio le sue idee politiche. Ha un ruolo rispetto alla vostra posizione? Assolutamente no. Bene, chiarissimo. Grazie ad Andrea Colletti, Grazie a voi. ex deputato del Movimento 5 Esatto. Stelle. Grazie.